piccola pesca, quando ho portato a casa con le uova, i tuoi genitori sono stati contentissimi. Vero, ma solo dopo che le hai riportate al loro posto. Cosa avrebbe fatto una mamma? Ho deciso di portarle indietro, ma sono finito nel bel mezzo di una tempesta. E le ho vegliate per tutta la notte. Certo. E in quelle ore è successa una cosa meravigliosa. Si sono schiuse. Le uova si sono schiuse e sono nati i miei piccoli. Beh, considerato che ero una mamma giovane e inesperta. Lo sei ancora. Ho pensato che un po' di aria fresca e di divertimento fosse quello che servisse ai miei tesorini. Chi avrebbe immaginato che sarebbero stati così irruenti? Mi sembra giusto. Guarda cosa stanno facendo al parco giochi. Lo vedo, ma sarebbe meglio non vedere. Basta! Oh, adesso sei davvero nei guai. Sembra che Sid non sappia controllare i suoi dinosauri. Sid non sa controllare nemmeno le sue pulci. Pensavo avrebbe detto non sa controllare nemmeno se stesso. La mia scultura di ghiaccio l'avete distrutta. Oh oh, mi sa che arriva la mamma. Aiuto! Si salvi, chi può! Per favore, pietà! Ce ne stavamo andando! Aiuto! Aiuto! Si mette nel guscio? E perché non è scappato prima? Scusami questo. È arrivata mamma dinosaura. E vuole i suoi piccoli. Ne manca uno, scusami, era dietro di te. Oh no. Livello di inseguimento? Mi sa di sì. Ok, va in automatico. Porca miseria. E qua sai che mi sa che potrebbe essere il primissimo livello dove perderemo. Ah, ma io pensavo che dovevo andare avanti, che andavano avanti in automatico. Invece dovevo tenerlo premuto, ecco perché prendevo danno. Ok. Io non stavo tenendo premuto in avanti, perché ho detto vabbè, va, sta andando avanti in automatico. Invece no. Allora, sempre nello stesso punto. Vabbè, però adesso abbiamo imparato, dai. Devo correre più veloce, più veloce. Bravi, poi arrivo. Ok, segui il percorso delle ciliegie. Ma a parte come fa Sid a correre così velocemente? Beh, non è facile. Non è facile perché sei proprio attaccata alla telecamera. Ce l'hai proprio attaccata, quindi non vedi cosa c'è davanti. Devi andare proprio ad intuito. Devo correre più veloce, più veloce. Radi, poi in arrivo. L'importante è seguire il percorso di ciliegie. Il problema è non sapere dove andrà questo percorso di ciliegie. Perché se c'è un altro angolino, esatto, come quello infame, per schivare, premi, Ok. Aiuto! No, il cristallo. Ah, no, era una pera. Non sei vegetariano, vero? Cavolo, mele. Un piede davanti all'altro. Oddio, sto dicendo cosa succede. Ah, ma qua è... Vuoi vedere che questa... Ma perché mi stanno lanciando i ricci? Ok, un checkpoint. Correte! Correte, siete tutti in pericolo di vita! Non pensavo di poter essere così veloce. Sai, quello neanch'io. Cioè, penso che nessuno ti avrebbe mai visto correre così veloce, sai? Porca miseria, devo... veloce di un rinoceronte. Devo iniziare a imparare ad evitarli i colpi, eh. Però questa zona qua può essere una bella zona di farming per i punti, sai? Fatemi passare, mamma fretta! Andiamo, un po' di ritmo, per forza, vi siete spinti! No, cacchio!
Andiamo, un po' di ritmo, per forza vi siete estinti. Ah, meno male che il checkpoint era proprio qua attaccato. Oh, si scivola. Urca miseria. Sto ballando sul ghiaccio. Questi pesci. Difficile sta zona, difficilotta. Cavolo. Fino adesso il gioco è stato anche abbastanza fin troppo semplice. Ma porca miseria, faccio prima a morire a rifarlo qua. Mi sa che siamo arrivati. Farai meglio ad allontanarti dai miei piccoli. Sid, devi ridarglieli. Quella è la loro mamma. Come faccio a sapere che è la loro mamma? Vuoi un certificato di nascita? Non Beh. Vedi che è un dinosauro? No, se li portati via tutti e tre. Tutti e quattro. Oh, difficilotta sta zona, eh. Vediamo il negozio, se aveva qualcosa. No, a questo giro niente. Però cavolo, sto livello era bello interessante per farti un po' di punti. Se ci servissero, sappiamo dove andare.